Oroscopo branco oggi, domenica 1 gennaio 2023. Le previsioni segno per segno oroscopo branco. Le previsioni dell'astrologo per la giornata di oggi oroscopo branco, cosa dicono le stelle nell'oroscopo di branco di oggi, domenica 1 gennaio 2023? L'astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall'emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come il Corriere della Città o Solo Donna. It. Di seguito le previsioni complete, presenti online, segno per segno dell'oroscopo di branco di oggi, domenica 1 gennaio 2023, Ariete cari Ariete, iniziate l'anno con il piglio giusto e senza paura. Apritevi di più e non siate riservati. Avete tante responsabilità, ma anche affetti a cui badare, non siate distanti. Se conoscete nuove persone, non giudicatele in base alla prima impressione, che spesso non è quella giusta. Toro cari amici del Toro, secondo l'oroscopo di branco, scavando in voi stessi capite che ci sono tanti aspetti del vostro carattere che non conoscevate. Dovete smettere di cercare fuori di voi, ma mettete in pratica i buoni propositi che volete realizzare. Gemelli cari gemelli, vi sentite finalmente apprezzati e ora avete capito che non bisogna andare lontano per trovare l'affetto. Questa giornata promette grandi cose, approfittatene perché potrete realizzare grandi cose. Insomma, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Cancro cari cancro, dovete ascoltare bene un messaggio prima di capire da che parte andare. State pian piano cambiando le vostre abitudini, e adesso avete voglia di lanciarvi in nuove esperienze. Potete costruire qualcosa di davvero speciale, anche in amore. Che ne dite di andare a convivere o fare un figlio? Leone cari amici del Leone, secondo l'oroscopo di branco di oggi, domenica 1 gennaio 2023, a volte perdete tempo in quisquiglie, ma ora dovete capire da che parte state andando. Cercate di trovare un giusto equilibrio tra i vostri sogni e la concretezza necessaria per andare avanti. Abbiate pazienza prima di fare un passo importante. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali Vergine cari Vergine, bene il lavoro, volete togliervi grandi soddisfazioni. Datevi da fare e cercate di svolgere tutti i compiti che avete davanti, anche i più difficili. Questa sera avrete una bella soddisfazione al ritorno a casa, l'anno insomma si aprirà nel migliore dei modi. Bilancia cari bilancia, vivete ormai da tempo una fase caotica della vostra vita. Vi sentite a disagio e non vedete l'ora di uscire da questo tunnel. In amore sapete bene cosa provate e vorreste dichiararvi, ma avete paura che il vostro messaggio possa venire frainteso, soprattutto da una persona speciale. L'oroscopo di branco per il 2023 Scorpione cari Scorpione, secondo l'oroscopo di branco di oggi, siete troppo chiusi in voi stessi e nel vostro solito orticello, mentre invece dovreste saper guardare oltre. Imparate a riflettere e a pensare al futuro con maggiore ottimismo. Tornate con i piedi per terra e con una certa umiltà. Non è il momento giusto per accontentare gli altri, pensate a voi stessi. Sagittario cari Sagittario, siete imbronciati e stanchi, cosa non va? La pressione è tanta e vorreste dare una svolta alla vostra vita. I motivi per lamentarvi non vi mancano, ma forse dovreste provare a essere più ottimisti e pensare positivo, potete costruire qualcosa di bello. Capricorno cari amici del Capricorno, nonostante sia il 1 gennaio, avete una grossa mole di lavoro da portare a termine. Non potete fare altrimenti, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Le occasioni di divertimento non sono mancate, e non sempre le avete colte. Agite e date il massimo. Acquario cari Acquario, secondo l'oroscopo di branco di oggi, domenica 1 gennaio 2023, siete riservati, ma dovreste essere più ottimisti. Le idee non vi mancano, cercate di agire e finalmente ritroverete il giusto equilibrio.
Continuate così, potrete conquistare una persona che vi piace da tempo. Pesci, cari pesci, il vostro essere così pragmatico vi permetterà di raccogliere le idee e mettere in pratica i vostri progetti. Rispetto ai giorni scorsi siete sereni e potete rilassarvi, d'altronde sono giorni di festa. Potete raggiungere i vostri obiettivi e riprendere in mano la vostra vita in questo nuovo anno. Non mollate. Cos'è l'ascendente e come esse calcola?